Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo parlando di cultura perché il Museo Civico Palazzo della Penna a Perugia ospita fino al 28 gennaio la mostra Rinascimento in Bottega, perugino tra i grandi della storia. Tra i sostenitori di questa iniziativa organizzata in occasione del 500° anniversario della morte del pittore, l'azienda di telecomunicazioni Connesi. Per noi Rossana Furfaro. Fino al 28 gennaio 2024 il Museo Civico di Palazzo della Penna, Perugia, ospita la mostra Rinascimento in Bottega, perugino tra i grandi della storia, organizzata dal Comune di Perugia in partenariato con l'Università degli Studi di Perugia e il Nobile Collegio del Cambio e con il contributo del Comitato Promotore delle Celebrazioni per il 500° anniversario della morte del pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino. Questa mostra, partendo dal Perugino, intende aprire lo sguardo su fenomeni paralleli dal punto di vista cronologico al Perugino e rivisitati attraverso la pittura ottocentesca, la pittura del romanticismo storico. Ci umanizza gli artisti, ce li storicizza, ce li fa conoscere nelle loro botteghe, ce li fa conoscere con i loro difetti, con i loro pregi, con le loro debolezze umane, con la loro arroganza. Troviamo 60 personaggi della storia italiana, veramente 60, tra pittori, papi, raffigurati, e se a questi unite i 40 artisti più o meno che li hanno celebrati, ecco, è un pezzo della nostra storia ottocentesca che ripercorre l'epopea, diciamo, più antica. Il percorso espositivo si snoda attraverso 40 opere provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei nazionali, tra cui la Galleria degli Uffizi e la Reggia di Caserta, e offre ai visitatori una chiave di lettura inedita della vicenda peruginesca. Si arriva alla terza dimensione, non solo quella delle opere, dei dipinti, ma quella del contesto della società che le produce. E quindi arriviamo a proporre un tassello che forse mancava a queste celebrazioni. E ci arriviamo anche grazie, come dire, un po' di ostinazione e alla qualità dell'apparato del comune, a partire dalla dirigente, la dottoressa Luisa Martella. Il contributo finanziario del Comune, unito a quello del Comitato Promotore delle Celebrazioni per il 500° anniversario della morte del Perugino, ha permesso di effettuare interventi conservativi su ben 18 opere d'arte, conferendo così alla mostra un ruolo rilevante anche dal punto di vista della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio nazionale. Il sostegno è arrivato anche da aziende del territorio, come l'operatore di telecomunicazioni Connesi e l'azienda di servizi di cloud computing C-Web, che hanno aderito con entusiasmo e sensibilità, fornendo un prezioso supporto alla realizzazione della mostra attraverso il progetto Connessioni Culturali. Noi teniamo molto alla tecnologia, all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, che sono, diciamo, i nostri più grandi asset di crescita, non solo aziendale ma proprio umana di questo tempo, ma crediamo moltissimo nel valore imprenditoriale e nel valore sociale dell'impresa, quindi riteniamo veramente importante sostenere e affiancare questi tipi di manifestazioni, questi tipi di mostre, perché in una, diciamo, comunità sempre più tecnologicamente avanzata ma un po' povera di valori, poter contribuire e essere presenti a questi tipi di eventi per noi è veramente motivo di vanto. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di sicurezza stradale al centro dell'evento che ha organizzato l'Automobile Club di Perugia all'Autodromo dell'Umbria, un'occasione anche per rendere noti i dati sull'incidentalità nelle strade umbre nel 2022. I dettagli con Nicola Torrini. In concomitanza con la giornata mondiale del motorismo storico, all'autodromo Mario Umberto Borzacchini di Magione, l'Automobile Club Perugia ha dato vita a un evento dedicato alla sicurezza stradale, durante il quale sono stati anche resi noti e analizzati i dati sull'incidentalità nelle strade umbre nel 2022.
In primo luogo, però, l'Automobile Club Perugino ha ospitato gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Mazzini di Magione, organizzando con loro, insieme al Centro Nazionale di Educazione e Sicurezza Stradale, iniziative di sensibilizzazione sul tema con attività di guida sicura e simulazioni di guida in realtà virtuale. Abbiamo tentato di fare dei discorsi con la lingua che parlano i ragazzi, cioè i futuri automobilisti. Abbiamo iniziato con loro di prima mattina e poi abbiamo esteso la loro esperienza alla presenza delle autorità, peraltro molto nutrite. E credo che tutti, non solo l'Automobile Club di Perugia, sono rimasti soddisfatti, anzi, è un insegnamento e un'indicazione per il futuro. I ragazzi parlano una lingua particolare e noi oggi in gran parte abbiamo parlato la loro lingua. Per quanto riguarda il report sugli incidenti, i dati ci dicono che nel 2022 in Umbria si sono avuti 2.252 sinistri, un 12,5% in più rispetto al 2021. Anche per quanto riguarda i feriti, si rileva un aumento del 14,8%, con 3.076 casi. Al contrario, un dato positivo per quanto minimo attiene ai decessi, passati da 53 nel 2021 a 49 nel 2022. Principali cause di incidenti sono da attribuire alla velocità troppo elevata, al mancato rispetto dei segnali stradali e soprattutto alla guida distratta, in particolare all'uso del telefono cellulare. L'educazione nelle scuole sono tutte cose importanti, ma che hanno bisogno di tempi lunghi. Forse è questo il motivo per cui noi non riusciamo a vedere risultati apprezzabili poi in termini di dati statistici, perché l'educazione è fondamentale ma ha bisogno di tempo per sedimentarsi nelle coscienze, soprattutto dei nostri ragazzi. E così come il lavoro sulle infrastrutture richiede tempi, investimenti, risorse. E poi c'è il tema del sistema di sicurezza delle forze di polizia. Non c'è dubbio che un incremento anche dell'attività di controllo deve essere fatto in modo intelligente, perché è chiaro che si fa con le risorse a disposizione. Come dire, monitorando con precisione i fattori di rischio delle singole aree geografiche del territorio e cercando quindi di orientare meglio l'azione di controllo su quelle aree dove ci sono maggiori elementi di pericolo. Ora a Foligno, dove si è chiuso con successo Miele in Umbria, evento dedicato all'apicoltura e alle produzioni apistiche ospitato nella corte di Palazzo Trinci. Sentiamo Rossana Furfaro. Il miele piace, così come Miele in Umbria, che ha fatto ancora centro a Palazzo Trinci di Foligno, dove è andata in scena la 25ª edizione dell'evento. Miele in Umbria è un evento attesissimo da tanti cittadini, ma anche da tanti visitatori che vengono da fuori. Un evento che racchiude in sé mostre mercato, laboratori per bambini, show cooking, degustazioni con abbinamenti con i prodotti apistici. È una manifestazione unica sul panorama regionale e se ne svolgono veramente poche all'interno proprio del nostro territorio nazionale. Quindi come città siamo veramente orgogliosi di ospitare questa manifestazione. Alla mostra mercato presenti una decina di espositori selezionati con le loro produzioni, ma anche la scuola CNOS FAP con le sue acconciature e creazioni apistiche, oltre all'Associazione Produttori Apistici Umbri e alla cooperativa Natural Miele di Terni, che offrono un importante supporto agli apicoltori. Noi facciamo un servizio di assistenza tecnica per gli apicoltori, facciamo un servizio insieme alla Natural Miele di Terni di consiglio e di aiuto per i nuovi apicoltori. Proponiamo l'acquisto di attrezzature, l'acquisto di presidi sanitari con un contributo che viene riconosciuto dalla regione del pari al 75%, quindi diamo un aiuto anche economico se vogliamo. Il socio viene da noi, dalla rappresentazione in banca dati alla fornitura dell'arnia e l'assistenza, ecco, che è la cosa più importante, al prodotto sanitario per il trattamento degli alveari. Facciamo attività nelle scuole, pertanto pubblicizziamo in tutto e per tutto il miele, il prodotto miele, il prodotto dell'alveare, diciamo. L'apicoltura interessa 3.000 produttori e più di 50.000 alveari in tutta l'Umbria, un patrimonio che va custodito e incoraggiato. C'è una crescente attenzione testimoniata anche da risorse importanti che stiamo indirizzando verso questo settore e anche la nuova programmazione comunitaria.
mi riferisco al complemento di sviluppo rurale 23-27, permette di indirizzare risorse, c'è una misura dedicata agli apicoltori, e insomma c'è un contesto favorevole per una crescita di questo settore e quindi per incrementare anche quella sorta di passaggio da un'attenzione prevalentemente all'autoconsumo ad un'attenzione che invece guarda anche alla commercializzazione di questo straordinario prodotto. L'Umbria del resto è una regione dove la biodiversità ci viene riconosciuta, è uno dei tratti distintivi del nostro territorio, del nostro paesaggio, e vogliamo non solo preservarla ma incrementarla. All'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia si è svolto un incontro con gli studenti per parlare di povertà e diseguaglianze, che ha dato importanti spunti di riflessione. Durante l'evento è stata anche presentata una nuova iniziativa editoriale. Una riflessione sulla ricchezza e sulla crescente povertà nella società attuale, non solo nelle zone di guerra ma anche all'interno delle nostre comunità, e sulle disuguaglianze e sui diritti umani. È stata questa l'iniziativa rivolta agli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, organizzata nell'ambito del Programma Nazionale di Educazione Civica Trasformiamo il Futuro per la Pace con la Cura 2023-2024, dall'Istituto di Piscille, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Perugia e le edizioni Frate Indovino. Ha colpito molto il discorso delle disuguaglianze, povertà e ricchezza, è evidente che nascondono un problema di uguaglianza e di diritti umani. Abbiamo fatto una riflessione anche sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'uomo che già nel 48, nell'articolo 25, puntava su questo discorso della dignità dell'uomo anche attraverso la possibilità di avere una vita dignitosa, una vita materiale dignitosa. Nel corso dell'incontro è stato anche presentato il libro La parabola del ricco Epulone, curato da Flavio Lotti per le edizioni Frate Indovino. Una parabola che ci fa riflettere su di noi, sul nostro cuore, su quanto abbiamo preso cura del nostro cuore e su quanto forse invece si è indurito e oggi non siamo più capaci di percepire davvero il dolore, la sofferenza che sta crescendo nel mondo e anche attorno a noi, nelle nostre case, nelle nostre comunità. Significativo il contributo del professor Grasselli, che ha fatto una panoramica in relazione alla povertà in Umbria e nella città di Perugia. Riprendendo il rapporto sulla povertà 2022 nella diocesi Perugia-Città della Pieve, ha ricordato come si sia registrato un aumento del 12% rispetto al 2021 dei richiedenti asilo al centro di ascolto della Caritas diocesana. Parlare di povertà con i ragazzi diventa fondamentale perché abbiamo bisogno di fare una cultura di carità e una cultura del dono che ci faccia riscoprire l'importanza che abbiamo, la responsabilità che abbiamo nei confronti di chi è più in difficoltà. Caritas sta accompagnando 3.000 famiglie nel territorio, 3.000 famiglie che non hanno la possibilità di essere libere di scegliere perché incatenate dalla povertà. E quindi camminare insieme, fare cultura della carità e del dono, significa costruire poi una società libera che possa scegliere, possa avere le stesse possibilità. Ora andiamo a Terni, dove Satiri Auto ha inaugurato una nuova sede Ford alla presenza delle istituzioni locali, un importante traguardo a pochi mesi dall'apertura della sede Ford a Perugia. Il contributo è di Rosana Furfaro. L'impegno dell'amministrazione
di supportare dalla più piccola attività, dal più piccolo artigiano che voglia fare qualcosa in proprio a qualcosa di insomma un pochino più importante come una realtà come questa, c'è a 360 gradi e lo vogliamo portare avanti negli anni con una prospettiva di progressione, portare turismo, portare cultura, portare eventi e quindi innescare quel meccanismo di sana economia che può far crescere attività piccoline ma anche importanti come queste. Queste le parole di incoraggiamento e sostegno che l'assessore a commercio e artigianato del Comune di Terni, Stefania Renzi, ha rivolto alla famiglia Satiri in occasione dell'evento di inaugurazione della nuova concessionaria Ford Satiri Auto a Terni, per la prima volta nella Bassa Umbria. Con Ford abbiamo iniziato nel 2017 a Gualdo Tadino e oggi rappresentiamo tutta l'Umbria. Questa apertura è fondamentale per noi e insieme a quella di Perugia ci rende orgogliosi. Ringraziamo i cittadini che sono intervenuti numerosi e ci hanno dimostrato il loro affetto e la loro accoglienza. La giornata di oggi ha visto come partner anche la nostra officina autorizzata a Soricar e siamo veramente felici di avere un partner sul territorio come lui per l'assistenza ai clienti sia privati che aziende. Abbiamo un'officina di 400 metri quadri, facciamo dagli allestimenti per disabili agli impianti GPL, facciamo gomme, facciamo assistenza meccanica. Tanti gli attestati di stima e gli auguri da parte dei cittadini che hanno preso parte al pomeriggio di festa nello showroom in strada di Maratta Bassa, angolo via Corradi, tra DJ set, esibizioni musicali e spettacoli di danza. Abbiamo deciso di dimostrare la nostra vicinanza anche ai più giovani facendo una partnership con una scuola di musica e una scuola di danza, perché crediamo nei giovani, crediamo nello stile di vita sano che è anche un po' quello che sta portando Ford con le sue vetture ibride elettriche. Ci occupiamo di danza soprattutto di bambini e di ragazzi, ci affidiamo anche a insegnanti esperti. Abbiamo portato la danza classica con le piccoline, l'hip hop con i un pochino più grandi, diciamo i mezzani, e il moderno con le ragazze grandi. Siamo una scuola d'arte, come mi piace definirla, e portiamo questi ragazzi a diventare o a provare a diventare dei professionisti. Siamo stati qua con alcuni allievi del corso di canto ad agliatare un po' le orecchie dei partecipanti e a fare un po' la colonna sonora di questa bellissima festa. Dall'amore per la terra e la passione per i suoi frutti nasce il frantoio Berti. Da quattro generazioni l'azienda agricola Berti produce olio extravergine d'oliva attraverso il proprio frantoio del XIX secolo interamente ristrutturato, potendo contare su una superficie complessiva di 30 ettari di terreno tra olivi secolari e nuovi impianti fra le verdi colline che circondano Perugia. L'olio del frantoio Berti è provvisto di certificazioni che ne attestano la sua qualità, sicurezza e trasparenza, facendone una vera e propria eccellenza agroalimentare, frutto del giusto equilibrio tra sapienza antica, innovazione tecnologica e legame con il territorio di origine. Lo si può acquistare recandosi direttamente in loco o comodamente da casa, attraverso lo shop online che commercializza anche ottimi vini. L'azienda agricola Berti organizza degustazioni ed è anche fattoria didattica. L'intento è quello di trasmettere alle giovani generazioni la cultura e la passione di un'attività tipicamente legata al territorio umbro, qual è l'olivicoltura. Per ulteriori informazioni e contatti si può visitare il sito www.frantoioberti.it. Gusto, energia, qualità. Protein è la nuova bevanda da latte scremato 100% italiano, altamente proteica, con zero grassi e ad alto contenuto di calcio. Protein è adatta a tutti, ideale per la prima colazione o dopo gli allenamenti per reintegrare il fabbisogno proteico. Protein, il gusto del latte, l'energia delle proteine.
È tornato Gherlinda Wedding, l'evento dedicato al mondo degli sposi e al matrimonio, riproposto dopo 4 anni con un nuovo format e per il primo anno è targato Perugia Wedding. Scommessa vinta per Gherlinda Wedding, l'evento dedicato al mondo degli sposi e all'organizzazione del matrimonio che dopo un lungo stop è ripartito con un nuovo format al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano. L'11ª edizione ha infatti portato con sé tante novità targate Perugia Wedding, il nuovo brand lanciato durante la manifestazione. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di rilanciare il Gherlinda Wedding dopo 4 anni di stop. E ho pensato di trovare delle novità che potessero coniugare sia le nuove abitudini degli utenti, che è il digitale, ma anche quella necessità di incontrarsi di persona in un format rinnovato, pieno di eventi, di sfilate, ma anche di live musicali, di stand innovativi, anche aprendolo a settori merceologici che non guardano solo il wedding, ma possono avere benefici al di là del wedding. La Galleria del Gherlinda ha ospitato le sfilate di abiti da sposa, cerimonia e intimo, ma anche stand di espositori selezionati con proposte a tema per l'organizzazione del matrimonio. Inoltre ci sono stati mini eventi live come concerti, workshop di trucco e acconciature e shooting fotografici. Visto l'entusiasmo che ha accompagnato questa edizione, si guarda già al prossimo anno. Possiamo prevedere assolutamente un Gherlinda Wedding 2024. Da oggi parte il portale, l'applicazione digitale Perugia Wedding, che vede come collaboratori e come aziende tutti i partner di quest'anno, e partirà un lavoro di ampliamento di questo circuito di aziende all'interno di questo settore del wedding, che porterà a un 2024 ancora più ricco, ancora più ampio, con tante offerte e tante novità. Diverse già da quest'anno le aziende del territorio che hanno scelto di partecipare a Gherlinda Wedding, confermando come il settore del wedding stia ritrovando nuova linfa. Ancora risentiamo del dopo Covid, quindi un po' di criticità ci sono, però diciamo, è ripresa anche abbastanza bene. Gli sposi hanno di nuovo molta fiducia, quindi si guarda bene il futuro e c'è molto entusiasmo comunque, sia nel fare le feste che nel fare i matrimoni, e noi stiamo cercando di rilanciare il tutto, il mondo del wedding in generale. Siamo qui al wedding perché riteniamo che comunque a noi ci piace poter contribuire ai sogni, quindi Dream House nasce appunto da un sogno e poi lo racchiude anche il suo nome. La nostra operatività consiste nel creare la possibilità, quindi un unico contenitore all'utente finale, di poter avere un servizio a 360 gradi di tutto quello che riguarda la casa e l'immobile. Ha preso il via la serie di incontri tra professionisti e uffici dell'area tecnica del Comune di Perugia, che ha come obiettivo quello di chiarire incomprensioni e problematiche che insorgono nella gestione delle pratiche. La prima tematica affrontata è stata quella delle autorizzazioni paesaggistiche, come ci racconta Nicola Torrini. Sala della Vaccara, gremita di tecnici per il primo di una serie di incontri e confronti tra professionisti e uffici dell'area tecnica del Comune di Perugia. Un'iniziativa incentrata sullo specifico tema delle autorizzazioni paesaggistiche, ma che è inserita in un calendario di appuntamenti che hanno come obiettivo quello di chiarire le incomprensioni e risolvere le problematiche che sorgono appunto nei quotidiani rapporti di lavoro tra tecnici e uffici comunali, efficientando quindi la gestione delle pratiche. L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria, quindi anche dal Collegio dei Geometri della provincia di Perugia, ed è subito stata accolta dal Comune di Perugia. È proprio questo l'obiettivo, dare un servizio ai cittadini. Noi siamo un tramite fra il cittadino e la pubblica amministrazione, dobbiamo cercare di rendere questo rapporto il più semplice, il più veloce e il più chiaro possibile. Professionisti e pubblica amministrazione che si incontrano per verificarsi reciprocamente.
Noi dobbiamo presentare le pratiche nella maniera più corretta, nella maniera più completa, nella maniera più leggibile da parte delle pubbliche amministrazioni. Loro devono rispettare dei tempi, devono darci delle indicazioni e con questi momenti di incontro cerchiamo di migliorare il servizio che diamo al cittadino. Non è che la prima di, di diversi incontri che si terranno su temi estremamente concreti e pratici, perché dopo un lavoro di ristrutturazione degli uffici e di ammodernamento di quelle che sono le pratiche di presentazione, è corretto e doveroso in questo momento fare un passaggio con chi lavora e utilizza questi strumenti per comprendere dove abbiamo migliorato e dove c'è da migliorare. Passaggi come questa mattina e anche la presenza di tutti gli ordini professionali e i collegi ci fa comprendere come sia importante promuovere azioni di partecipazione in questo senso. Questo incontro richiesto e promosso dalla Rete delle Professioni per noi è un'occasione molto importante per poter dialogare con loro, parlare insieme delle novità che ci sono state e cercare di essere più efficienti. E adesso le immagini del Central Car Service Day, evento dedicato al personale del post vendita di Central Car che ha organizzato questa esperienza nella suggestiva cornice del Lago Trasimeno. Vediamola insieme per il nostro Focus Aziende. Ogni anno scegliamo una location diversa proprio per far vivere ai nostri collaboratori un'esperienza da portare nel cuore. Secondo appuntamento con il Central Car Service Day, evento interamente dedicato al personale del post vendita di Central Car. L'azienda guidata da Ettore Pedini crede fortemente nella crescita personale e professionale di ognuno dei suoi collaboratori e così ha organizzato questa esperienza nella suggestiva cornice del Lago Trasimeno. Quest'anno abbiamo scelto il Museo della Pesca di San Feliciano per parlare di sfide future e come affrontarle. Orgoglio aziendale, cambiamento e lavoro di squadra, noi li definiamo come argomenti evergreen e che sono alla base del pensiero della Central Car. La giornata ha previsto diversi momenti, una mattinata di formazione al Museo della Pesca e del Lago Trasimeno a San Feliciano, con attività di team building volte a rafforzare la comunicazione e l'orgoglio aziendale, a favorire l'umanizzazione dei processi post vendita e l'attitudine al cambiamento in un settore come l'automotive in continua evoluzione, e un pomeriggio alla scoperta delle bellezze del Lago Trasimeno a bordo di quote e buggy, non prima però di un pranzo conviviale per darsi la giusta carica. I traguardi per la soddisfazione e gli impegni nei confronti del cliente ci spingono a conoscerci meglio e pause come queste sono fondamentali per riuscire a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Una squadra, quella della Central Car, forte e compatta. Dedichiamo questo importante appuntamento a chi crede in quello che fa, a chi ci mette passione e anche a chi vede il cambiamento come un'opportunità da prendere al volo. In pratica agli uomini e le donne della Central Car. L'Aronca ha consegnato un riconoscimento al professor Paolo Latini, pioniere della radioterapia in Italia, che è stato direttore della struttura ospedaliera di radioterapia oncologica a Perugia e docente della facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Perugia. Per noi, Nicola Torrini. Fondatore e promotore della radioterapia oncologica in Umbria, che negli anni si è affermata assumendo un ruolo di notevole rilievo in ambito nazionale ed europeo. Grati per il suo impegno scientifico e umano, i soci Aronc gli dedicano questa targa con riconoscente affetto.
Con questa motivazione l'associazione Amici della Radioterapia e Oncologia Clinica dell'Umbria ha consegnato un riconoscimento al professor Paolo Latini, pioniere della radioterapia in Italia dal 1977 per 28 anni, direttore della Radioterapia Oncologica di Perugia, primario ospedaliero di questa struttura per 18 e docente ordinario alla Facoltà di Medicina. Nel periodo degli anni 70 c'è stata una rivoluzione culturale, scientifica della medicina in senso molto positivo, quindi la medicina moderna che era costituita dalle nuove specializzazioni. L'ospedale, insieme in accordo con l'università, hanno istituito le nuove discipline e specialistiche per fare dell'ospedale di Perugia un ospedale moderno. E quindi è nata questa struttura di radioterapia nuova, dotata di apparecchiature più moderne e quindi utile a curare le malattie tumorali in maniera molto più efficace. Il professor Latini è stato salutato da volontari dell'Aronc ed ex colleghi, tra cui Franco Checcaglini ed Ernesto Maranzano, suoi allievi e poi direttori delle strutture di radioterapia oncologica negli ospedali rispettivamente di Città di Castello e Terni. Ci ha insegnato, ci ha portato, ci ha stimolato a sempre nuove conoscenze e nuovi progressi nel campo appunto dello studio dell'oncologia radioterapica, per cui è un giusto riconoscimento a un personaggio che ha fatto tanto per l'Umbria e per la disciplina. Questo è un obiettivo che noi tutti gli anni ci prefiggiamo, di premiare personaggi del mondo dello sport, del mondo culturale, del mondo imprenditoriale e, perché no, della sanità. Diciamo, lo scopo nostro, l'obiettivo nostro è quello di dare quel piccolo o tanto contributo che riusciamo a dare al paziente. Questo è il nostro obiettivo, speriamo di fare del bene. Se questa è la società in cui c'è il massimo benessere rispetto a qualsiasi altro momento, qualsiasi altra epoca in cui è vissuto l'uomo, forse è proprio grazie alla scienza e in particolare alla scienza medica. Quindi onore a chi l'ha svolta questa attività così bene da dover ricevere un riconoscimento dagli stessi cittadini, dagli stessi utenti. E con questo è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social e a visitare il sito www.avinews.it. Da Carla Damo e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.